Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse fra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelare alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Sorelle e fratelli carissimi, oggi, 31 dicembre 2023, oltre alla chiusura dell'anno, abbiamo la possibilità di celebrare la festa della Santa Famiglia. Per questo motivo ci troviamo ancora una volta nei locali del Museo Diocesano di Lanciano per avere come sfondo alla buona novella di oggi questo bel quadro che rappresenta la Santa Famiglia e che era nella chiesa di Sant'Agostino, quadro risalente alla fine del XVII secolo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato da Luca ci permette di leggere in questa festività come la festa degli incontri. Del resto, la famiglia è il luogo principe per le relazioni fra i generi, maschile e femminile, le relazioni fra le generazioni, genitori e figli, nonni e nipoti, relazioni fra fratelli e sorelle. Quindi la festa degli incontri, l'incontro appunto fra Maria e Giuseppe, l'incontro fra Giuseppe e Maria e Gesù, l'incontro di Maria, Giuseppe e Gesù con il Tempio di Gerusalemme, con la storia del popolo degli ebrei rappresentata da questi due anziani, il vecchio Simeone e la vecchia Anna. Gesù, che è il compimento delle promesse antiche
Gesù, che è la realizzazione delle profezie, si trova nel Tempio, che appunto rappresenta il passato, lui che rappresenta il nuovo Tempio, il compimento, la realizzazione. Noi che viviamo al tempo di Gesù siamo coloro che devono concretizzare le promesse di Dio, devono renderle efficaci nel mondo di oggi, feconde nel mondo di oggi. Quel giorno al Tempio Giuseppe e Maria si recarono perché questo prescriveva la legge del Signore. Per ben 5 volte nel brano del Vangelo che ci è stato proposto, ci è stato ricordato che Maria e Giuseppe osservavano tutto quello che prescriveva la legge del Signore. Questa coppia aveva iniziato la sua vita alla luce della parola di Dio. Questa coppia aveva come riferimento di ogni sua scelta, di ogni sua decisione, di ogni sua azione, la parola del Signore, perché già prima, singolarmente, Maria e Giuseppe avevano la parola di Dio come lampada ai loro passi, ora ce l'hanno come coppia. C'è anche un'altra caratteristica che ha questa famiglia. Questa famiglia è una famiglia povera, può essere la famiglia di ciascuno di noi. Infatti, la loro offerta al Signore non è un agnello, come facevano le famiglie più ricche, le più benestanti, ma sono due tortore o due giovani colombi, che era l'offerta dei poveri. Quindi vanno al Tempio per questo e vanno al Tempio per purificare Maria, secondo le usanze del tempo, quando una donna partoriva, essendo venuta a contatto con il sangue, che per gli antichi rappresentava la vita, aveva bisogno di essere purificata prima di tornare alla vita normale, e per offrire il proprio primogenito al Signore. Non tanto l'aspetto della purificazione, ma gli altri aspetti sono davvero di grande insegnamento anche per noi oggi. La capacità di accettare la situazione nella quale viviamo, fare della parola di Dio il riferimento della nostra vita, delle nostre decisioni, delle nostre scelte, delle nostre parole, delle nostre azioni e offrire il bambino al Signore, che significa capire che le persone non sono nostra proprietà. I figli non appartengono prima ai genitori, i figli sono di Dio. Questo significa che i figli sono un dono in se stessi, sono un dono per le persone, per i genitori, per i fratelli e le sorelle, per chiunque. E quindi non si deve avere nei loro confronti un amore possessivo, ma un amore che diventerà capace di dare loro la possibilità di esprimersi al meglio, realizzando non i sogni dei genitori, ma i sogni di Dio, non i progetti dei genitori, ma i progetti di Dio, che sono il meglio per la persona interessata. Ma chi si accorge di questa visita della Santa Famiglia al Tempio di Gerusalemme? Il Tempio era pienissimo di persone, la spianata che era antistante traboccava di persone, dai mercanti ai fedeli che andavano occasionalmente al Tempio, dai sacerdoti e i leviti che erano sempre lì, agli scribi e ai farisei che lo frequentavano per i loro incontri di fede e culturali. Insomma, era pieno di gente, ma non si accorge nessuno della Santa Famiglia se non due persone soltanto, come già vi accennavo, il vecchio Simeone e la profetessa Anna. Simeone e Anna come fanno ad accorgersi che questa famiglia è diversa dalle altre, che questo bambino è diverso dagli altri? Ce lo dice il Vangelo stesso. Di Simeone il Vangelo ci dice che era un uomo giusto e pio.
che osservava la legge del Signore e faceva tutto il possibile per non uscire mai fuori dalla strada che il Signore aveva indicato. Questa sua capacità, questa sua giustizia, questo suo essere pio gli dava la possibilità di vedere oltre, di vedere l'invisibile, di vedere Dio che si manifestava in quel bambino. Questa è la prima caratteristica di Simeone, di questo uomo anziano che rappresenta la storia lunga del popolo di Israele, il quale attendeva la venuta del Signore. Infatti, la seconda caratteristica di Simeone è proprio che era un uomo in attesa di qualcosa, anzi, in attesa di qualcuno che veniva dal futuro, che veniva da Dio e che apriva al futuro. Simeone non era come certi nostri anziani che guardano sempre dietro, che ricordano soltanto le cose passate. Simeone godeva della sua storia, aveva vissuto pienamente la sua vita, ma anche in tarda età era capace di guardare avanti, era capace di aprirsi al futuro e quando il futuro arriva in quel bambino è capace di accoglierlo fra le braccia. Quante volte invece io e voi non siamo capaci di accogliere il Signore che viene. Abbiamo vissuto il tempo dell'Avvento, ma questo tempo dell'attesa lo abbiamo finalizzato al Natale. Nella nostra vita non siamo capaci di attendere il Signore. Molte volte attendiamo cose molto più banali e molto più terrene, che ci vogliono naturalmente, ma questo non ci deve precludere l'attesa del Signore. E in questa sua attesa Simeone era pieno di Spirito Santo. Colui che gli permetteva di vedere l'invisibile, di vedere oltre l'apparenza, era proprio lo Spirito Santo che Simeone aveva eletto come suo consigliere. Ci dice il Vangelo, infatti, che lo Spirito Santo era su di lui. Ci dice il Vangelo che lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non sarebbe morto prima di aver visto la gloria del Signore. E poi, infine, ci dice il Vangelo che, mosso dallo Spirito Santo, si recò nel Tempio per accogliere il bambino. E poi cosa fa Simeone? Benedice Dio. Che bella questa cosa. Noi dobbiamo imparare a benedire Dio e dobbiamo imparare a benedire anche le persone, perché Simeone, dopo aver benedetto Dio, benedice anche il bambino e i suoi genitori e fa una profezia anche un po' strana, che parla di Gesù come segno di contraddizione, come persona che dividerà il popolo e il mondo fra chi accoglierà la sua venuta e chi la rifiuterà. E poi parla di una spada che trapasserà il cuore di Maria. La tradizione popolare ha visto in questa spada che trapassa il cuore di Maria la posizione di Maria addolorata sotto la croce. E poi questa spada è stata ampliata, come tante figure dell'addolorata ci ricordano, in 7 spade che trapassano il cuore di Maria. Ma probabilmente l'intenzione di Luca non era questa. L'intenzione di Luca era da una parte comunitaria e da una parte personale. La spada è la spada della parola che, come spada affilata, penetra nella storia di un popolo e nella storia di una persona e divide, perché poi il popolo è chiamato a scegliere, la persona è chiamata a scegliere. Nel popolo degli ebrei una parte ha accettato la spada della parola, si è preparato ad accogliere la parola che diventava carne. La maggior parte non ha accettato la spada della parola. Si è costruito un Messia con la sua testa
e lo aspetta ancora, mentre invece il Messia di Dio è arrivato ed è il Salvatore del mondo. Ma anche nella vita personale di ciascuno di noi la spada della parola divide. Anche nella vita stessa di Maria questo è accaduto. Maria, che pure era apertissima alla parola di Dio, non sempre la comprendeva, però la metteva in pratica secondo quello che gli veniva suggerito dalla parola stessa. Non aveva compreso all'Annunciazione, non aveva compreso alla nascita, non aveva compreso nell'episodio che il Vangelo ci racconta oggi quello che stava accadendo. Non comprenderà quello che succede quando Gesù a 12 anni si smarrisce nel Tempio e non comprenderà quello che succederà durante la vita pubblica di Gesù, tanto che un giorno, ce lo racconta Marco nel capitolo 3 del suo Vangelo, lei insieme con gli altri familiari vanno a riprendere Gesù che stava predicando a Cafarnao perché dicevano è fuori di sé. La stessa Maria aveva pensato che Gesù fosse impazzito, che fosse fuori di sé per le cose che diceva, ma poi ha sempre dato la sua disponibilità, ha sempre ascoltato ciò che la parola di Dio affermava, ciò che suo figlio le diceva, e quindi lei è la beata, la benedetta fra tutte le donne perché ha accolto la parola del Signore e l'ha messa in pratica facendo la volontà di Dio. A questo punto Simeone dice: io me ne posso andare, adesso veramente la mia vita ha raggiunto la sua completezza, ha raggiunto il suo traguardo. Sono sazio di anni, ho visto la gloria di Dio, il Figlio di Dio fatto uomo, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Non aveva paura Simeone della morte, vedeva in essa la porta perché potesse passare e godere per tutta l'eternità della presenza di Dio, di quel Dio in cui aveva creduto, di quel Cristo che aveva tanto atteso. Sparito Simeone, arriva la profetessa Anna, anche lei molto anziana, 84 anni. Era sempre nel Tempio, ci dice la Scrittura. E per quale motivo Anna era sempre nel Tempio? Ancora una volta, i particolari che Luca ci suggerisce ci rendono chiaro quello che a prima vista potrebbe sembrare una mezza specie di mistero. Anna si era sposata da giovane, ma il suo matrimonio era durato soltanto 7 anni, poi era rimasta vedova, ma era rimasta fedele allo sposo, non si era risposata con altre persone, non era andata in cerca di amanti, cioè simbolicamente era rimasta fedele a Dio che era lo sposo del popolo degli ebrei, dell'umanità, e non era andata in cerca di altri idoli simboleggiati dagli amanti, appunto. 7 è il numero della perfezione per gli ebrei, quindi un matrimonio che era durato 7 anni significa che era il matrimonio perfetto. 84 è 7 per 12, quel matrimonio perfetto che lei aveva sperimentato era per 12, per tutte 12 le tribù di Israele, quindi per tutto il popolo di Israele, per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità. E lei non si allontanava dal Tempio perché il Tempio era la casa dello sposo e lei abitava lì dove era lo sposo, nel Tempio. Che lezione per noi che facciamo tanta fatica ad andare nella casa del Signore, a recarci nel Tempio, specialmente durante queste festività natalizie, specialmente in questi giorni di fine anno e di inizio dell'anno. Anna ci dice: non allontanatevi dal Tempio, lì potrete tendere le vostre braccia e accogliere in esse il Signore, il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Lei era della tribù di Aser, era la più piccola tribù delle 12,
però aveva avuto in sorte nella divisione della Terra Santa la parte più fertile e quindi era diventata una grande tribù, era diventata benestante e questo aveva fatto dimenticare alla tribù di Aser la parola di Dio, la legge del Signore. Molti avevano tradito l'alleanza con il Signore, si erano allontanati da Lui. Anna rappresenta la capacità di andare anche contro la mentalità comune e di rimanere fedele al progetto iniziale di Dio. E in questo ci dice che noi cristiani di oggi, anche in un mondo che la pensa diversamente, anche con tanti altri cristiani che non la pensano secondo ciò che il Signore ci ha rivelato, bisogna cercare di rimanere fedeli, così come lei è rimasta fedele. E pur essendo anziana, Anna trova la cosa giusta da fare, raccontare a tutti l'esperienza che ha fatto. Lei era innamorata di Dio, lei era la sposa di Dio che era lo sposo e questo annuncia a tutti dice che lo sposo è arrivato nel mondo, a tutti dice che il Dio amore si è fatto carne, che possiamo godere e sperare un futuro migliore proprio perché il Signore è in mezzo a noi. Io e voi, come dice Papa Francesco, siamo chiamati ad andare in uscita per dire null'altro che questo. Dio è amore e ci vuole bene. Dio è padre e ci ha costituito come suoi figli. Fatta l'esperienza del suo amore, raccontiamola e testimoniamola a tutti. E poi la famiglia di Gesù torna a Nazareth. E Gesù cresce come ogni bambino. Gesù cresce giocando, mangiando, imparando come tutti i bambini di Nazareth. Ma più di quei bambini, Gesù cresce anche nella sapienza e nella grazia di Dio. È l'augurio che al termine di questo anno voglio fare a tutti quanti voi, a ciascuno personalmente, ad ogni famiglia e a tutta la comunità, tutta la società. Cerchiamo di crescere non soltanto in età, ma anche in sapienza e grazia. Tantissimi auguri a tutti.